L'agricoltura è un settore di cui non si può fare a meno e penso che il digitale possa essere la principale strada per consentire un po' a tutti di avvicinarsi all'agricoltura e di essere consapevoli di ciò che si porta sulla propria tavola. BioFarm nasce nel 2015 come gioco in campagna, in realtà i primi 2 anni, ed è una piattaforma, un social marketplace che consente alle persone o alle aziende di adottare degli alberi dagli agricoltori locali, seguirne online la coltivazione biologica e poi ricevere a casa la frutta fresca di raccolta. Un limone in Sicilia piuttosto che la clementina in Calabria da mio papà o la mele in Trentino e costruirsi un frutteto digitale. Dallo smartphone, dal PC sono in contatto con l'agricoltore che condivide con gli utenti tutto ciò che succede in campagna, i problemi, come viene coltivato quel frutto in modo biologico. Grandi gruppi di distribuzione, che spesso non sono neanche italiani, riescono, essendo molto importanti, a fare un po', quel che gli pare piace, a far da padroni all'interno della filiera, no? Cominciamo la stagione con gli asparagi, continuiamo con le fragole, le ciliegie. Frutta estiva, cachi e uva da vino. Frutti di nicchia, le giuggiole e le feijoe. Olio, pesche e vino. Abbiamo creato una vera e propria comunità intorno alle aziende agricole, una comunità che consente di supportare i piccoli agricoltori che finalmente riescono tramite BioFarm a bypassare la filiera e a vendere ad un prezzo giusto i prodotti, un prezzo giusto sia per loro che per il consumatore. Mio papà non prende più 20 centesimi al chilo per le clementine, ma 1 euro al chilo. Maruzza in Sicilia guadagna non più 70 centesimi al chilo per i limoni, ma 1,20 euro al chilo. Quindi il margine medio per gli agricoltori è aumentato del 78%. Io sono nato in Calabria, a Rossano, in provincia di Cosenza, e sono nato in una famiglia di agricoltori. Mio padre, in realtà, fin da piccolo mi ha sempre consigliato, quasi imposto, di non aver nulla a che fare con l'attività agricola, con la cosiddetta campagna. Proprio perché diceva essere un lavoro che non dava tante soddisfazioni, un lavoro difficile, e quindi mi ha sempre consigliato, come quasi tutti i genitori del sud, studia e vai fuori. Mi trasferisco a Roma a 18 anni, 2005. È stata un'esperienza meravigliosa. Roma è una città unica, bellissima. 5 anni in cui ho studiato economia. Ho deciso poi di fare una breve esperienza all'estero. Sono partito per New York, dove ho vissuto un po' di mesi. Ho lavorato come cameriere in un ristorante italiano. E al mio rientro trovai lavoro come consulente finanziario in una multinazionale tedesca a Milano. Ho lavorato lì 3 anni a Milano, un'esperienza molto formativa, molto interessante, ma che non rispondeva a quelle che erano le mie esigenze. Non mi andava di sentirmi un numero in un ufficio con 2000 persone, dover timbrare il beige la mattina e la sera quando uscivo. L'azienda agricola di mio padre in quel periodo non se la passava benissimo. Ho deciso di tornare in Calabria per dare una mano a mio padre, semplicemente per spirito di riconoscenza nei confronti di mio padre e della sua azienda che mi avevano dato la possibilità di lavorare, vivere e studiare all'estero.
Nel 2014-2015 nacque questa idea, l'idea di Biofarm, e con quello che oggi è il mio socio abbiamo ragionato un po' su come potevamo bypassare la filiera e portare valore sia al produttore che al consumatore, e la scelta più ovvia ci è sembrata quella di utilizzare il digitale, internet. Beh, gli ostacoli da superare sono stati tantissimi, soprattutto nella fase iniziale. In realtà gli ostacoli ci sono sempre, più si cresce più aumentano gli ostacoli, però di conseguenza aumentano anche gli strumenti per superare un po' questi ostacoli crescendo. Il primo vero supporto ci è arrivato nel 2016, quando io e Giuseppe, il mio socio, il migliore amico, ci siamo trasferiti vicino a Treviso in H Farm. Siamo arrivati in H Farm, due ragazzi e un'idea, con 100 utenti e 8.000 euro di fatturato. Abbiamo vinto all'epoca un programma di accelerazione. Programma di accelerazione, per chi non lo sapesse, è un programma appunto che aiuta chi ha già un'idea che è sul mercato ad essere perfezionata e ad essere economicamente sostenibile. H Farm è un ecosistema che ruota intorno alle persone e all'innovazione. Per quanto riguarda Biofarm, la nostra startup è stata un po' come una mamma che ci ha accompagnato all'uscio della porta per poi intraprendere il nostro percorso. Dopo il percorso di accelerazione ci siamo trasferiti a Milano. Abbiamo fatto, anche grazie all'aiuto di H Farm, una campagna di crowdfunding. Abbiamo raccolto circa 300.000 euro in 60 giorni da 200 investitori privati. E oggi, a distanza di 2 anni, ci stiamo preparando un secondo aumento di capitale. Abbiamo circa 28.000 utenti e 400.000 euro di fatturato. C'è un detto famoso italiano in cui si dice: sbagliare è umano, perseverare è diabolico. In realtà perseverare non penso sia diabolico, anzi è da imprenditore, o comunque da chi raggiunge i propri obiettivi. Senza la perseveranza non penso sia possibile raggiungere i propri obiettivi. E anche a chi viene magari da regioni un po' più isolate, quindi non dalla Gran Milan o dalla bellissima Roma, e fatevelo dire da chi viene da un paesino dello Ionio in Calabria, è possibile riuscire a raggiungere i propri desideri, i propri obiettivi, sicuramente con un po' più di difficoltà, ma più soddisfazione quando si raggiunge poi l'obiettivo.